proteggere i luoghi santi dagli attacchi ingiustificati e dall'ignoranza. È per cercare una nuova via nella salvaguardia dei luoghi di culto, presi di mira negli ultimi anni da atti vandalici, che si sono ritrovati a Gerusalemme i leaders delle comunità cristiane, ebraiche, musulmane e druse di Terra Santa. Era conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esperti di San Paolo. Padre Jerome Murphy O'Connor è morto l'11 novembre a Gerusalemme, all'età di 78 anni. Tra le sue opere più note, la popolare Guida archeologica di Terra Santa. La Fraternità di Betlemme dell'Ordine Secolare Francescano ha festeggiato i 125 anni della fondazione, in concomitanza con il pellegrinaggio in Terra Santa del Consiglio Internazionale di Presidenza dell'Ordine, la celebrazione nella Basilica di Santa Caterina. Dopo 75 anni di difficoltà, 800 fedeli provenienti dalla Repubblica Ceca e accompagnati dal cardinale arcivescovo di Praga, Dominik Duka, si sono ritrovati in Terra Santa in uno storico pellegrinaggio nazionale. All'insegna del raccoglimento e della preghiera, grandi celebrazioni solenni trasmesse in diretta TV dai luoghi santi. Giusto tra le nazioni, al Museo dell'Olocausto di Gerusalemme. Mohammed Helmi è il primo arabo ad entrare nella lista di chi coraggiosamente salvò gli ebrei dalla persecuzione nazista. Il medico egiziano a Berlino nascose una ragazza ebrea, salvandole la vita.